I fantasmi luminosi vengono descritti con forme evanescenti, allungate, che a mano possono assomigliare a quelle di un uomo o una donna. Una testimonianza sicuramente è quella dei primi del Novecento, avvenuta nel Maine, negli Stati Uniti d'America, ad opera di un sacerdote che incontrò una figura minuta che ricordava quella di una bambina, per poi ingrandirsi sempre più ed arrivare ad avere l'aspetto di una giovane donna. Anche il noto scrittore inglese dell'epoca, Llewellyn, ebbe un incontro con una donna luminosa all'interno della propria villa in campagna. Il fenomeno si ripeté per alcune settimane. Così successe anche allo scrittore francese Balzac, che una sera, nella propria casa, le apparve un fantasma che sembrava fatto di fuoco con sembianze femminili. Anche a Torino ci sono diverse testimonianze che parlano di fantasmi luminescenti, specie nel centro storico. Questi vagherebbero per brevi tratti di strada per poi scomparire nel nulla. Sono descritti come figure bianche e splendenti che ricordano quelle di una persona. Non molto distante da Torino sorge il castello di Trana. Qui molte persone raccontano di aver visto delle figure femminili che vagano per i ruderi del castello. In Val di Susa, nei pressi di Sant'Ambrogio, sono stati studiati alcuni casi di presunti fantasmi, addirittura dal professor Donandoni. Il professore racconta che il fenomeno che ha potuto verificare inizia con un pulviscolo chiaro, palpitante, che poi, mano a mano, ingrandisce sempre più e va a ricordare una figura umana, quella femminile. Poi ne appare un altro che ricorda quella di un uomo. Le due figure poi si incontrano per scomparire nuovamente. I due fantasmi si lanciano uno verso l'altro in un abbraccio e si fondono, formando una luce molto intensa che li assorbe, illuminando tutto attorno, per poi scomparire nuovamente. Sempre nella Val di Susa, nei pressi della Certosa Monte Benedetto, è facile, a detta di molti testimoni, incontrare due monaci con saio. Questi avrebbero una particolarità: avrebbero due occhi luminosi, color fuoco, e sembrerebbe che guardino la Certosa. A Condove, in una chiesetta avvolta dalla boscaglia, apparirebbe lo spirito di un sacerdote luminoso. Questi farebbe una sorta di messa e, benedicendo il luogo, successivamente scomparirebbe dietro una porta murata. A Perugia c'è una villa antica dimorata da un fantasma di una donna che probabilmente era stata la signora di un tempo della casa. Questa apparirebbe all'improvviso per oltrepassare velocemente le mura della costruzione. Chi l'ha vista la descrive come una donna bellissima,
con un viso dolce e illuminato e con grandi occhi azzurri. Nei pressi di Titigliano ci sono alcuni resti di ville romane. Tra questi si aggirerebbero degli spiriti luminosi definiti sacerdotesse. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.